un po' di difficoltà, nel senso che ora quel progetto che io vi ho illustrato quel giorno è sottoposto al giudizio e alla valutazione del governo rispetto al quadro complessivo di interventi del Fondo Sociale Europeo nelle politiche di ammortizzatori sociali, di iniziative di... Non è solo un problema tecnico, cioè nel senso che abbiamo già avuto, peraltro oggi c'è credo l'ultima riunione tecnica a Roma dove sono tutti i miei dirigenti, non credo non siano problemi, però sull'onda di quello che ci siamo detti quel giorno, e devo dire insomma questo è anche il motivo per cui abbiamo un po' tardato, abbiamo ritenuto di predisporre su quella, diciamo, su quello che vi ho detto, cioè su quella fase di intervento che vi ho detto, un progetto specifico che peraltro devo ringraziare, ora qua non ci sono, ma lo dico perché Casarino e Cambi ci hanno lavorato moltissimo, insomma, venendo anche a Genova 2 o 3 volte, insomma, per affinarlo dal punto di vista della congruità e della, diciamo, della sostenibilità economica rispetto ai fondi sociali, al Fondo Sociale Europeo. Diciamo, qual è, ora poi quando arriva, ce ne abbiamo, io ieri l'ho visto ma l'ho lasciato a Genova, comunque qual è? Cos'è che differisce da quello che ci hanno detto l'altra volta? Differisce che c'è una fase più incisiva inizialmente da parte dei centri per l'impiego, che quindi prendono in carico i lavoratori e fanno sulla base di, una, di, un, diciamo, di uno sportello dedicato ai lavoratori della San Giorgio e quindi dal punto di vista delle attenzioni, dal punto di vista dell'organico, verranno, ora poi lo vediamo dettagliatamente, mi pare che siano nella prima fase 7 persone che vengono destinate a seguire il lavoratore da San Giorgio. Questo è importante perché migliora quello che ho detto l'altra volta, perché così riusciamo a fare un quadro dettagliato, una scheda di tutti i lavoratori per capire poi dove orientarli, per capire che tipo di formazione necessita, per capire poi che tipo di collocazione, che tipo di sostegno puoi dare al lavoratore stesso in base alla cosa che abbiamo messo su. Rimane inalterato la necessità di trovare le imprese, ma questo c'è anche da quel punto di vista lì, il centro per l'impiego si prende l'impegno, oltre ovviamente di fare il bando, ma di andare a fare un'operazione di contatto diretto con l'imprenditoria, perché poi il problema che abbiamo evidenziato, ci siamo detti anche fra di noi, è legato al fatto che poi sai, bisogna trovare aziende che mettano a disposizione 150 posti, anche in un tempo abbastanza ravvicinato, perché poi sappiamo bene come le aspettative nel momento in cui parte, e questo hanno avuto già delle avvisaglie, poi siano molte, e quindi dobbiamo dare a tutti la possibilità di essere comunque inseriti in questo progetto. E ovviamente con dei tempi che non saranno per tutti identici, sarà un cadenzamento rispetto a quelle che sono poi le offerte che arrivano, però comunque nel suo complesso dobbiamo dare risposta a tutti. In questo la provincia interviene facendo un'azione molto più incisiva, cioè andando proprio in giro a cercare tramite cataloghi di richieste che hanno già loro e poi soprattutto sollecitando le aziende rispetto alla, come si chiama, rispetto alla disponibilità a prendere i lavoratori al proprio interno, come ci siamo detto l'altra volta. La durata viene combaciata con la cassa integrazione, cioè quindi ormai rimane di 9 mesi, ammesso che riusciamo a farlo partire ora, primo di, come io penso, insomma, quindi tenerci ancora questi giorni per la programmazione e l'organizzazione, quindi rimangono 9 mesi di attuazione del progetto. Rimane alterato il contributo, il rimborso spesa al lavoratore. Voi sapete, vi dicevo l'altra volta, uno dei punti fermi che è rimasto è il fatto che non può essere un terzo superiore all'ammortizzatore sociale. Questo è un punto fermo su cui il governo vuole, nonostante le nostre richieste, non vuole diciamo derogare. In quel progetto lì abbiamo considerato invece un importo di 350 euro che si sommano alla cassa integrazione, che si sommano ai 150 euro che hanno già il costo. Abbiamo posizionato questa borsa di formazione sulle 20 ore settimanali, formazione, cioè quindi all'interno dell'azienda. Rimane inalterato questo bonus per la formazione dell'impresa, che mi pare sia 250 euro, e poi rimane inalterato 5.000 euro rispetto rispetto al contributo con l'azienda qualora decida di assumere il lavoratore. Questo è il progetto che ora poi vi diamo. Io poi ho fatto buttare giù anche una bozza di accordo con voi, no? Che confesso ho visto, lo leggiamo assieme, anche perché devo dire che nella sua conclusione
lo vedo ora, però questo accordo, come ci siamo detti l'altra volta, io ora gestirei così la questione, insomma. Oltre poi va bene analizzare anche l'altro aspetto legato alla questione poi delle aree, dello sviluppo, insomma, su cui poi voglio dirvi qualcosa, perché insomma, so delle vostre preoccupazioni. Peraltro voglio anche dire, perché insomma, so che da parte delle vostre confederazioni c'è l'esigenza di valutare in maniera complessiva quella che è la crisi che sta insomma, evolvendo anche nella provincia di Spezia. Io mi sono reso disponibile a fare un incontro con le vostre confederazioni in maniera tale da inquadrare poi complessivamente le azioni e le misure necessarie per rispondere a questa crisi, però questo non toglie il fatto che chiudiamo la partita da San Giorgio, che come abbiamo detto fin dall'inizio rappresenta una circostanza, ahimè, sia nei numeri sia nell'impatto, che va gestita in maniera autonoma. L'altra cosa che dicevo, questa bozza di accordo, torno a ripetere, che voi non è, oggi ve l'è giusto, dopo la illustriamo, la discutiamo, insomma, poi ci rivediamo semmai per la sottoscrizione, perché credo che voi dobbiate avere necessità poi di valutare attentamente come integrare o meno, soprattutto sull'allegato progetto di cui poi vi darò copia, di cui poi vi farò avere copia prima, insomma, prima che finisca questa riunione. Dicevo, questa cosa qua io pensavo di farla firmare, qua c'è solo provincia e Confindustria, però insomma io ritengo sia giusto farla firmare anche al comune, insomma, anche perché comunque comune e regione, cioè provincia, comune, provincia e regione hanno condotto tutto l'impegno sulla San Giorgio, quindi mi pare che non si debba escludere da questa cosa qua. Quindi qua non c'è scritto, però la prima cosa che mi è balzata agli occhi è quello che va aggiunto e quindi poi coinvolgere o il sindaco Garbini nella sua sottoscrizione, mi sembra che sia una cosa sulla quale tutti condividiamo. Ve lo leggo velocemente? Poi facciamo le